Salve a tutti, in questo video vedremo una partita tratta dal match mondiale tra Talbot Vinick del 1960. Sicuramente un match da ricordare perché ha visto salire alla ribalta un giovane Michail Tal, che sicuramente avrebbe dato spettacolo grazie al proprio stile di gioco di attacco puro. Ora, Botvinnik sicuramente non era il primo venuto, essendo stato già campione mondiale di esperienza, e difatti c'è una specie di sfida tra un gioco un po' più strategico di Botvinnik, appunto, e un gioco completamente vuotato all'attacco di Tal, che voleva trovare sacrifici da tutte le parti. Vediamo quindi com'è andata questa emozionante partita, la numero 6 della loro sfida mondiale. Questa partita Botvinnik gioca con il bianco e Tal con il nero. Si inizia con un'apertura inglese, quindi C4, modo laterale di controllare il centro da parte del bianco, e ben presto si rientra in una est indiana. Ok, quindi il nero chiaramente ha queste mosse sul lato di re, pronto a sviluppare l'alfiere in fianchetto. Apertura di difesa abbastanza conservativa per il nero, che per il momento non pone pedoni al centro. Il bianco risponde con una variante di fianchetto, quindi anche per il bianco l'idea è quella di mettere l'alfiere in fianchetto per avere un buon dominio sulle case chiare. Quindi il nero presumibilmente giocherà un medio gioco atto a dominare le case scure, mentre il bianco viceversa per le case chiare. Ok, quindi fianchettamento da entrambe le parti arrocco del nero. E ora il bianco, prima di arroccare, pone qualche pedone al centro, che si comincia con D4. Modo classico per rispondere al controllo bianco del centro, qui per il nero corrisponde D6, preparandosi le successive spinte dei pedoni a fianco per minare il centro, appunto, del bianco. Ok, cavallo C3, il bianco continua a sviluppare. Cavallo BD7 sostiene sia le spinte che eventualmente un riciclo successivo del cavallo, ad esempio in B6. Anche il bianco arrocca e ora è il momento per il nero di rompere il centro, gioca E5. Ok, un'idea chiaramente è quella di cercare di aprire questa diagonale, quindi se il bianco cambia, poi in futuro la diagonale sarà aperta, l'alfiere campo scuro potrà respirare. In alternativa, il bianco potrebbe anche spingere in alcune varianti, però a quel punto le case scure sarebbero comunque indebolite e il nero potrebbe in qualsiasi momento spingere il pedone per aprire la diagonale, quindi mossa, diciamo, decente da parte di Tal. Si prosegue con E4, quindi anche il bianco completa la struttura del pedone al centro. Quindi, eventualmente non potendo evitare, il nero qui potrebbe catturare il pedone D4, ma concederebbe controgioco al bianco, che porterebbe un cavallo in attacco. Quindi per il momento C6, idea che permette sia di ostruire un po' eventuali mire del cavallo bianco che di portare la donna in B6. Posizione molto pericolosa perché attacca punti nevralgici della struttura bianca. Si prosegue con H3, mossa che blocca l'accesso alla casa G4. E ora effettivamente donna B6. Ok, Tal comincia a far pressione su questo punto e ci sono subito alcuni giochetti tattici. Ad esempio, se qui il bianco semplicemente gioca B3, magari per sviluppare l'alfiere in fianchetto, il problema è che c'è un po' di controgioco al centro e per D4. Il pedone sembra effettivamente in presa, ma il nero può usare questo attacco di scoperta. Ricattura il pedone, apre tutte le linee per i propri pezzi. Ora non c'è granché di meglio da fare che questa variante. Chiaramente il nero qui sta abbastanza meglio. Comunque è uscito de molto decentemente dall'apertura. Quindi che fare? Qui Botvinnik decide di spingere in D5. E ora Tal imposta un nuovo piano dal punto di vista posizionale e strategico. Gioca C per D. Qual è l'idea? Ora, innanzitutto
si può dire che è scartabile l'ipotesi E per D, perché bianco ha un pedone meno al centro, ora questo pedone del nero diventa veramente pericoloso. Il nero può comunque aprire questa diagonale in qualsiasi momento, richiedere, riterrà necessario. Comunque il nero potrà sviluppare e sostenere maggiormente questa spinta, sicuramente strategicamente non fattibile questa posizione per il bianco. Quindi effettivamente Botvinnik gioca C per D. E cosa succede? Si apre questa colonna. La lotta sarà chi dei due riuscirà per prima fondamentalmente a portarci una torre per controllare, quindi per controllare l'attacco. Pertanto Tal gioca cavallo C5, subito attaccando il debole pedone E4, liberando la via all'alfiere. E con questa iniziativa effettivamente il nero acquista un po' di vantaggio sul piano strategico che abbiamo detto. Ok, cavallo E1, difende il pedone e si prepara a riciclare questo cavallo probabilmente verso il centro. Alfiere D7, sviluppa e si prepara a portare la torre. Il problema che qui ha Botvinnik è che non può altrettanto velocemente sviluppare questo alfiere perché appunto per la posizione della donna nera perderebbe pedone B2. Quindi come fare? Viene prima giocato cavallo D3, buona scelta. Si cerca di alleviare la pressione che questo cavallo nero dà al centro, in modo da anche rendere più facile la vita al pedone 4. Ok, che opzioni qui? Se il nero va avanti col piano senza guardare in faccia a nessuno, esempio con torre FC8, c'è questa idea, alfiere 3, intanto che B2 è difeso, ora questo alfiere può inchiodare il cavallo sulla donna e il nero perde completamente l'iniziativa. Quindi prima cosa cambiare questo cavallo per evitare l'inchiodatura. Il bianco riprende di donna e per il momento rimane però sempre col problema del pedone B2. Quindi il nero può avanzare, porta la torre in attacco. E ora per risolvere definitivamente Botvinnik gioca a torre B1, un altro tempo leggermente perso, ma finalmente ora potrà sviluppare l'alfiere e controguadagnare dei tempi preziosi. Ancora una volta B3 non è proprio ottimale, sì, ok, si può fiancheggiare in qualche modo l'alfiere, ma l'iniziativa rimane al nero. Ad esempio, dopo donna D4 si minaccia il cambio di donne e contemporaneamente la cattura del cavallo, quindi non c'è tempo da perdere, qui il bianco deve cambiare. Ora questo pedone scaccia il cavallo e si prepara a diventare molto pericoloso, sempre per via del ritardo di sviluppo del bianco. Ok, una torre in seconda e questo pedone che potrebbe chiaramente dare parecchi problemi, possibilità di raddoppio, possibilità di spingere, diciamo, il nero ha sicuramente gioco abbastanza facile. Ok, quindi torre B1, appunto per liberare l'alfiere, e ora cavallo H5. Si comincia a aprire questa diagonale, il cavallo potrebbe in futuro impensierire il pedone G3 per via di questa inchiodatura, finché però è difeso dalla donna non c'è da preoccuparsi. Comunque si sviluppa l'alfiere 3, in modo da chiudere la diagonale e finalmente il bianco sembra riguadagnare dal punto di vista strategico. Quindi l'aver giocato torre B1 paga. Donna B4, sempre mantenendo una certa pressione su questo pedone, cosa che obbliga in qualche modo il bianco a mantenere la difesa. La donna E2, ancora, donna si riposiziona un pochino più in difesa, ma ora può difendere B2 e la torre è quindi sbloccata. Torre C4, buona mossa per cercare di raddoppiare in C8 con l'altra torre. Non ci sono modi ottimali per scacciare questa torre a breve termine, quindi scelta sicuramente positiva. Ok, torre FC1, il bianco deve trovare il modo di controbattere l'attacco sulla colonna e torre AC8, viene completato il raddoppio delle torri. A questo punto però C2 è sufficientemente difesa, quindi al limite non è più di tanto un problema, eventualmente il controllo del nero di questa colonna per il bianco. Un'alternativa a questa mossa poteva forse essere subito F5.
proprio per eventualmente minare questo pedone, sviluppare l'alfiere Campochiaro in F5 e in futuro magari con la spinta del pedone aprire la via all'alfiere Camposcuro. Vediamo, però questo piano viene ritardato un pochino, prima si preferisce ottenere un buon controllo di questa colonna. Botvinnik ora gioca re H2, vado a mettere il re un po' più al sicuro, eventualmente maggiore protezione per il pedone G3, eventualmente disponendo i pezzi per spingere successivamente in F4. Ora, un'opzione poteva effettivamente essere catturare questo pedone che era in presa, però l'alfiere qui messo avrebbe corso dei seri pericoli, perché dopo B6 sembra intrappolato in qualche modo, e ora il nero potrebbe eventualmente spostare la donna per cercare, o la torre, per cercare di papparselo. Però ci sono controgiochi, donna E3, nuova minaccia su questo pedone, torre D4 interferisce con questa linea del bianco, però il bianco può cercare di rimuovere la torre ad esempio con cavallo E2. E ora, dopo il cambio di questi pezzi, essendo aperta la colonna C, donna per C1, torre C4, donna E3, il nero riesce a mantenere vivo questa alfiere, ma è comunque, il bianco riesce a mantenere vivo questa alfiere, ma è comunque sulla difensiva. È un'opzione da valutare, però abbastanza rischiosa per il bianco, forse la vittoria di un pedone non meritava tanto pericolo. Quindi re E2, e ora effettivamente F5 con il piano che abbiamo detto prima, aprire le diagonali per gli alfieri. Questo pedone viene preso, chiaramente non si può impedire l'apertura della diagonale, e alfiere per F5 con attacco sulla torre, quindi nuovamente il pedone B2 potrebbe cadere in pericolo negli attacchi. La torre è qui costretta a muovere, e un'opzione per il bianco ora diventa dare questo doppio. Quindi qui il nero deve prendere qualche tipo di provvedimento, e chiaramente ritirare i pezzi non è sicuramente una linea che Tal ha valutato a questo punto. Viceversa, è passato proprio all'attacco, una mossa qui alla Tal abbiamo. Vediamo un po' se riuscite a intuire minimamente cosa possa aver giocato questo fortissimo giocatore d'attacco. Ok, ha giocato cavallo F4, un sacrificio di pezzo, e insomma sì, siamo alla mossa 20 circa e già se ne sentiva la mancanza, ma ecco qua, il cavallo può essere effettivamente preso. E che altro può fare il bianco? Perché ora il cavallo può prendere, attaccare uno di questi pezzi, se sposta la donna chiaramente il nero può semplicemente anche catturare l'alfiere e quindi rendere il re avversario molto più sprotetto. Quindi qui il sacrificio va fondamentalmente accettato. Ok, vediamo cosa ha di compenso Tal per questo sacrificio. Innanzitutto c'è E per F4. Si prende un pedone, si apre la diagonale per l'alfiere Camposcuro, e ora questi due pezzi risultano veramente minacciosi. Inoltre c'è un guadagno di tempo perché si attacca l'alfiere. Ora che fare? C'è ancora l'opzione alfiere per A7 che recupererebbe il pedone, ma ora è più problematico perché la donna non può più venire in E3 per difendere questa diagonale. Quindi donna A5, l'alfiere si può ancora ritirare in B8 minacciando D6, ma questo viene difeso prontamente, e ora il nero minaccia ulteriore scacco di scoperta con la spinta in F3. Quindi il re si deve muovere, dopodiché donna 8 e l'alfiere spacciato. Il nero mantiene l'attacco e recupera materiale. Ok, niente di tutto ciò, quindi viene giocata l'altra opzione per salvare l'alfiere, alfiere in D2. Il problema di questa mossa è che chiude questa linea e ne può quindi recuperare un altro pedone. E questa mossa, tra l'altro, comincia a minacciare il cavallo in C3, che non è più difeso dal pedone. E ora che fare? Perché fondamentalmente la pressione che ha il nero, specialmente con questa donna in attacco, non è sostenibile. Ecco perché Botvinnik tenta di scacciarla, torre a B1. Ok, sembra una mossa non proprio consigliata, perché la torre
sotto le mire dell'alfiere, però questo alfiere è veramente troppo potente. Infatti, se qui Tal avesse recuperato materiale, sarebbe seguita torre per B1 e ora la donna deve scansarsi in qualche modo. E non è facile riuscire a piazzare bene questa donna. Se donna 3 segue cavallo B5, la donna viene scacciata un'altra volta. Ora la donna bianca può entrare in gioco perché chiaramente anche il bianco ha il suo contrattacco. Su questa linea il re è molto scoperto e dopo re H8 il bianco va avanti con il piano. Può ora catturare D6, minaccia le due torri eventualmente, oppure scacco, comunque grande attività d'attacco. Occhio che il cavallo ora è inchiodato, c'è da stare un attimino attenti. L'altra alternativa è spostare invece che in A3 la donna in C2, però non è che vada tanto meglio per il nero perché ora il bianco potrà sempre sfruttare questo attacco, però può giocare questa. Alfiere 4, scacciare nuovamente la donna. Ora, se si ritira chiaramente il vantaggio d'attacco passa nelle parti del bianco. C'è questa spinta in F3 ancora da valutare. Però la donna si sposta semplicemente. Ora, questa donna fondamentalmente è praticamente in trappola. Quindi è costretto a dar via questa torre e la situazione ora è praticamente nuovamente un buon vantaggio per il bianco. Quindi la qualità non può essere presa. E però la donna è minacciata. Se si ritira, comunque il gioco passa dalle parti del bianco come iniziativa. Quindi Tal cosa gioca? Gioca F3, lascia in presa la donna. E il vantaggio di giocare questa mossa è che il bianco non può guadagnare l'attacco che vorrebbe con la donna in E6 perché è difesa dall'alfiere questa casa. D'altra parte, qui il nero sì, la donna è in presa, ma anche il bianco. Quindi che fare? Non può muovere la donna perché perderebbe l'alfiere. Quindi forse qui la mossa migliore poteva essere alfiere per F3. Però il nero ha nuove possibilità di attaccare attraverso una mossa come alfiere 5 con scacco al re avversario. Quindi qui che sarebbe successo? Ad esempio alfiere per B1, torre per B1. Ora la situazione è un pochino migliore. Stavolta il problema è che dopo alfiere 4 non c'è più il giochino di pedone F3. Qui il nero può prendere questa torre, conscio del fatto che poi la recupera dopo. Il materiale a questo punto pare quasi in vantaggio del nero, però dopo cavallo per D6 ora effettivamente il bianco può passare un forte contrattacco e ora è il nero a effettivamente essere alle corde, quindi deve stare molto attento. Ad ogni modo viene giocata torre C1 che mette al sicuro la torre e scaccia la donna avversaria. Quindi qui il nero avrebbe dovuto spostare la donna, dopodiché nuovamente c'è questa opportunità. Si può dare scacco per salvare capre e cavoli, la torre la potrà essere spostata eventualmente alla mossa successiva. Per fortuna c'è questo scacco che mantiene il controllo del gioco da parte del bianco, però va valutata la spinta F4. A questo punto ne ha due pezzi attaccati, quindi sostanzialmente deve dar via materiale e alla fine della fiera, dopo questa combinazione, comunque il bianco si ritrova con un pezzo in più. Quindi sicuramente non facile da gestire questa posizione da parte del nero. Ok, però Botvinnik non ha giocato tutto ciò, comunque molto complicata questa variante da riuscire a valutare, ci sono n.000 altre possibilità che non abbiamo visto. Qui comunque Botvinnik invece di giocare alfiere per F3 ha catturato la donna, e insomma chi può giudicarlo per questo? Ok, va ripresa chiaramente la donna per evitare di rimanere in netto svantaggio materiale. E ora siamo in una situazione in cui effettivamente il bianco ha sempre un pezzo in più, ma strategicamente è messo molto male. C'è questa inchiodatura e
E questo pedone è molto pericoloso, tra l'altro anche l'altra alfiere sicuramente non sta lì a guardare perché ha sicuramente gioco facile. Quindi prima cosa da risolvere è la pressione su questo cavallo. E Botvinnik aggiunge un altro difensore con torre b3, tra l'altro ora toglie anche il cavallo da questa possibile inchiodatura. Quindi eventualmente c'è la possibilità di giocare cavallo per e2 e contemporaneamente difendere la torre retrostante. Quindi potrebbe in qualche modo risolvere entrambe le inchiodature con questa mossa Botvinnik. Però torre b4, ora l'attacco si sposta su quest'alfiere. Ok? E sottintesa la possibilità di giocare poi in varianti future torre d1 per scortare poi il pedone a, come dire, dama promozione. Ok, anche qui che fare? Sicuramente la situazione non è facile, perché un'idea potrebbe essere ok, prova a scacciare la torre. Però in questo caso il piano del nero va a buon fine, perché dopo questo sacrificio di qualità la torre viene ripresa mantenendo l'altra in difesa della promozione, però torre d1 come previsto. E ora come fare a bloccare questa spinta? Se alfiere d2, comunque l'alfiere viene preso, si mantiene l'attacco su questa torre. Il nero ha nuovamente l'opportunità di giocare torre d1, eventualmente potrebbe anche prendere questo pedone. È un po' un problema. Torre 3 per riuscire a difendere qualcosa, ma c'è sempre torre d1 e ora o si permette la promozione o si perde materiale. Non è facile sicuramente da scegliere questa opzione. Il nero va a vincere abbastanza facilmente. Ok, Botvinnik viceversa gioca alfiere e1, il che può essere una buona idea perché ora dice prima o poi questo pedone cade e l'alfiere blocca in ogni caso la promozione. Però qual è il problema? Il problema è che ora questo alfiere non è più su questa diagonale, quindi Tal può giocare alfiere 5 e entrare in attacco. Sarebbe stata la spinta in F4 a bloccare questa iniziativa, ma ora non è possibile perché semplicemente il pedone verrebbe preso. Quindi è costretto Botvinnik a spostare il re e ora alfiere F4 si va a importunare questa torre. La gestione non è facile perché c'è sempre l'idea del nero di sacrificare su C3 e poi entrare in questa posizione pericolosa sfruttando eventualmente anche questa inchiodatura. L'altra opportunità qui che aveva Tal poteva essere sacrificare direttamente la torre e si entra in una variante simile. Comunque ora il problema è che qui ok, il bianco può rimanere con questa torre ferma, ma l'idea è quella di giocare alfiere F4 per cercare di smuoverla. Finché la torre sta qui non c'è pericolo né di questa cattura né di eventuali promozioni, però dopo ad esempio torre c4 che bloccherebbe questa mossa d'alfiere, c'è comunque alfiere f4 perché se ne può francamente fregare il nero di mantenere in vita questo alfiere. Se difatti il bianco accetta il sacrificio, prima si fa fuori la torre e poi si fa fuori anche questo alfiere. E chiaramente il nero va a stare benissimo con questo pedone pericoloso da gestire per il bianco. Ok, quindi alfiere F4 viene giocata subito con le idee che abbiamo detto. Bene, l'unico problema di questa variante è che sembra che effettivamente il bianco possa catturare questo pedone, risolvendo molti dei propri problemi. E qui sembra buona perché oltre a difendere la torre si attacca anche la torre nera. Il problema è che ora questa torre ha due attacchi sopra. Nero può giocare torre per c1, come viene effettivamente fatto in partita. Se ora cavallo per c1, che non è stata giocata, c'è torre d1, attacco doppio, minaccia di scacco, insomma, non facile da gestire. Viene difeso questo alfiere e ora il materiale torna pari, ma l'attacco è completamente nelle mani del nero, oltre ad avere anche un pedone in più. Quindi viene giocata cavallo per d4. Questo restituisce immediatamente materiale a Tal, che può prendere con scacco l'alfiere. Si torna quindi in parità materiale, il nero ha un pedone in più e ora un altro problema è che a questa posizione che c'è da giocare alfiere f1 e anche l'alfiere rimane inchiodato sul re. Quindi pare proprio che alla fine della fiera il sacrificio di Tal abbia già pagato gli interessi solo dopo 10 mosse. Ok.
come ha proseguito qui Tal. Alfiere E4, maggior controllo sia nei confronti dell'avversario che su questo eventuale pedone da catturare. E qui cavallo E2. Ora il bianco cerca di in qualche modo bloccare l'iniziativa dell'avversario. Viene minacciato l'alfiere che si deve spostare. Posizione ottima per controllare il cavallo avversario, però c'è comunque F4. L'alfiere si deve spostare ancora e notare c'è ancora da gestire questa minaccia. Ora non si può giocare cavallo C3 perché si lascerebbe un po' troppo scoperto questo alfiere. Quindi viene giocata torre per B7. Ok, per un attimo i pedoni tornano pari, ma Tal fa fuori subito questo. Attacca anche A2. A questo punto, perché non è possibile giocare torre per A7, sarebbe veramente ottimale, perché c'è questa piccola combinazione che sfrutta la possibilità di dare questo doppio. C'è da rimuovere però questo difensore, quindi torre per cavallo. E ora, che in ogni caso il nero riguadagna materiale, passa fondamentalmente in vantaggio, perché il bianco non potrà riprendere l'alfiere in A7 se viene presa la torre in E2. Ok, quindi che fare? Viene giocata torre C7 per rimuoverla dalla minaccia dell'alfiere, e ora alfiere per A2. Ok, due pedoni di vantaggio per Tal, però uno viene recuperato subito. Alfiere per A7 con minaccia, torre per A7 con minaccia sull'alfiere A2. Alfiere si risposta indietro. Ora però non, chiaramente non funziona, vediamola. Torre per E2, perché il bianco può fa sfuggire la torre dando scacco in A8. Dopo questo scacco non c'è più il doppio in D4. Quindi il bianco ha salvato il pezzo e ora è lui essere in vantaggio. Quindi alfiere C4, nuova pressione su questo cavallo. Ora come difendere? Non è facile perché la torre non può rientrare in A2, quindi Botvinnik è costretto a giocare torre A8, né poteva difendere di re. Ad esempio re F2 rimane scoperto su questo attacco e dopo che il re si sposta il bianco perde un pezzo. Quindi torre A8 scacco, ultima speranza, il re si deve spostare. Continua a dare scacco, il re si porta in E6. E ora che risorsa usare per difendere il cavallo? Torre A3. Se il nero prende, c'è questo doppio che recupera materiale. Ok, non facile da gestire, però chiaramente Tal non cade in questo tranello, gioca D5. Eventualmente questo pedone potrà essere spinto e in ogni caso si lascia l'opportunità, ad esempio al re, anche di svicolare per non cadere in questo attacco. Ok, re F2, a questo punto un po' al perso il bianco, deve cercare una qualche tipo di difesa, alfiere H4 scacco e si rientra in una variante simile alle precedenti. Ancora questo cavallo non può essere preso per il doppio, però è sufficiente spostare il re e ora la minaccia di cattura è effettiva. Come fare a difendere? Perché il cavallo tra l'altro è anche inchiodato. C'è dietro questo alfiere da difendere. Viene giocata cavallo G3, che però non è sufficiente. Ok, sì, aumenta di uno la difesa di questo alfiere, ma questo cavallo può essere rimosso. Un'altra rimozione di difensore, vediamo. E ora non c'è molto da fare, perché ora questo alfiere è in presa. Quindi il bianco deve darlo via il più in fretta possibile. D per C, riesce a salvare il pezzo, perché ora recupera l'alfiere, ma rimane con il re in posizione pessima. E questo pedone passato di vantaggio sarà la fine del bianco. Difatti, re D5, re si prepara a scortare questo pedone. Anche se la torre bianca va a minacciare punti nevralgici, non c'è molto da fare. Qui si può spingere in C3. Se ora torre per H7, C2, non vedo il modo di poter recuperare questo pedone. Quindi il bianco prova a difendere con la torre in C7. Però il re nero, a differenza del bianco, è vicino e può aiutare il proprio pedone. Torre D7 scacco e qui, senza lasciare tempo
di rispondere a tal Botvinnik abbandonato. Difatti, in pratica, il gioco è abbastanza facile. Re 3, si può continuare a dare scacco più volte. Il re va davanti al proprio pedone, anche se il re bianco si avvicina, ora il nero può spingere. E il gioco è abbastanza facile. Si può prendere un pedone, ma il re minaccia di promuovere togliendosi dal proprio pedone. Qui il bianco deve semplicemente dare scacco. Non può lasciare la promozione, né può sacrificare la torre sul pedone. D'altra parte, ora gli scacchi finiscono presto. C'è l'ultimo, dopodiché il re nero va a coprire la casa C7, nessuno scacco ulteriormente disponibile, il nero promuoverà e vince la partita. Ok, quindi grande gioco da parte di Tal, sicuramente ha dato il suo meglio, nonostante forse il sacrificio di cavallo non fosse perfetto, però ha posto l'avversario in una situazione psicologica non sostenibile e difatti la difesa era veramente difficile da trovare. Ok, quindi, come sapete, Tal è riuscito a battere Botvinnik in questo incontro, anche se poi ha brevemente dopo perso il titolo, sicuramente ha dato una dimostrazione del proprio valore e ha continuato poi a stupire su tutte le scacchiere del mondo per i suoi colpi tattici. Ok, quindi, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, a presto e ciao ciao!